Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di PlayStation Doom. Siamo arrivati alla mappa I2M6, dovrebbe essere. E anche questa credo cambierà parecchio. Comunque sia. Mi è stato chiesto parecchie volte quali sono i miei progetti per il futuro. E wow, è stata già tagliata questa zona qui. Mamma mia. Eppure era solo un corridoio, non è che quanto spazio. Oh mamma mia. Guardate qui, guardate qua. Oh signora. È stata completamente cambiata questa mappa. Comunque, vi ripeto, a me piace questa versione, quindi. E poi, soprattutto per completismo, bisogna trattarla. Salve! Questa sì che è tosta, eh! Due Nightmare Spectre subito. Questi tizi si bevono i colpi, eh! Quindi fate attenzione. Anche se l'arma che per me, per il momento, si beve più colpi è la mitragliatrice di Quake 2. Quella è veramente assurda. Allora, la prima chiave l'abbiamo. Dobbiamo trovare tre chiavi, se ricordate, in questa mappa. Anche questa zona è stata completamente cambiata. Oh, ciao Revenant! Madonna, che brutta fine che hai fatto, veramente. Guarda, non mi avvicino e nemmeno il pugno mi dà. In più ho usato il suo razzo per ammazzare il Pinky Demon. Le mappe di Doom 2 saranno uno spasso, soprattutto con la doppietta. Che vi ricordo è possibile recuperare anche in questa versione, anche se molto più in là. Dunque. Dai, Baron Novel, dove sei? Una cosa che ho dimenticato di menzionare nel mio scorso video è che in Doom 3, perché sì, adesso sto parlando del più e del meno oramai, perché questi video sono talmente semplici da registrare che non dico che mi scollego con il cervello perché lo vedete, sono ancora abbastanza collegato con il gioco. La cosa che mi ha fatto più imbestialire di Doom 3 è che sinceramente non mi aspettavo che togliessero i Baron Novel. Ditemi quello che volete, ma per me sono molto più iconici degli Hell Knight. Oppala. Ok. Sì, magari avrei dovuto usare il lanciarazzi. Avete ragione. Avete ragionissima. Ok. Adesso di qua. Ok. Attenzione. Chi è? Ciao, cacodemone. Per favore muori subito. Ciao Pinky Demon. Allora. Dei colpi. Qua dovrebbe esserci la porta, eccola qui. Qui dovrebbe. Dovremmo riuscire a recuperare un'altra chiave. Ci servono tre chiavi, quindi. Dove sei? Non ci provare nemmeno. Mi è stato chiesto parecchie volte se tratterò mai altre mod di Doom. Ovviamente ragazzi, ovviamente. Io sono qua per questo. E la mod già che mi è stata richiesta tantissimo. E so anche io il perché. Perché è bella tosta. È Sight. Oh. Per chi la conosce, sa che le ultime 7-8 mappe sono veramente bastarde di quel WAD. Allora, io non sto dicendo che non lo farò, ma almeno datemi il tempo di finire PlayStation Doom, ragazzi. Eh? Allora, Revenant di qua. Guardate, guardate. Due era. Aia! Li ho presi in pieno. Li ho presi in pieno. Deficiente che non sono altro.
Anche se fanno addirittura meno danni della versione PC. Aia. Ok. Ragazzi, se riusciamo a trovare una Solfir siamo a cavallo. Ve lo dico io perché. Se ricordate, prima c'era una Mega Armor. Se riusciamo a trovare una Solfir, torniamo di nuovo a 200 e 200. Oh, e ci sarà una particolare sorpresa alla fine di questo Short Sovel. Non finirà con una boss fight. Già, non c'è la mappa Tower of Babel, ma non è stata tagliata, eh. Non è stata tagliata. E francamente l'apprezzo di più. Rispetto alla sua controparte PC, perché io l'ho sempre detto che il Cyber Demon alla fine del secondo episodio è un pochino sprecato, perché io l'ho sempre visto come uno dei boss finali di Doom e sinceramente lo ritengo molto più pericoloso rispetto allo Spider Mastermind. Ditemi quello che volete, ma lo Spider Mastermind è abbastanza stupido come mostro. Detto questo, il Cyber Demon sarà spostato, sempre nella mappa Tower of Babel, ma non voglio fare spoiler di alcuna sorta, ma lo vedrete più in là. Dai, uscite. Vabbè, si chiude proprio la porta quando sto per sparare. Che sfiga. Mi diverte troppo giocare a Doom, ragazzi. Io non... Veramente, se non l'avete mai provato, provatelo. Veramente. Soprattutto se siete dei ragazzi appassionati di retro game che però non hanno mai provato questo gioco. È talmente semplice nelle sue meccaniche da risultare troppo divertente. Un momento, Scusate un secondo. Ma quanta roba è stata tagliata in questa zona? E soprattutto la chiave non doveva essere qua. Doveva essere proprio in un'altra zona. Vabbè, sfortunatamente la Solfir non c'era. Che ci vogliamo fare? Giusto. Dimenticavo che c'erano anche questi signori qui. Che erano... Quanti Pinky Demon ci sono? Oddio, sono dei nemici abbastanza stupidotti, eh. Ma questo è un segreto? No. È stato... È solo una texture messa offset. Offset significa che non è in linea con la texture di dopo. Vabbè. Olè. Non ho quasi più colpi, roba da matti. Non ho quasi più colpi, ho soltanto i colpi del lanciarazzi. Però ne ha massimo, almeno quelli. Però come sapete il lanciarazzi è abbastanza pericoloso da usare. Per il momento. Ah, giusto, la Mega Armor. La Mega Armor, che stupido. Me la stavo dimenticando. Eccola. Siamo tornati al 200% d'armatura. Ok. E abbiamo finito anche questa mappa. Voilà. 8 minuti e 59. Ragazzi, come al solito vi ringrazio per essere stati con me. E ci vediamo nella prossima puntata. Spawning Vax, dove ricordatevi, c'è l'uscita segreta. Alla prossima.